Amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati a questa nuova puntata della mia rubrica tutorial. Mi trovo appunto all'Armeria Innocenti insieme ad Alberto Cecchi per preparare uno shootout molto interessante. Dunque, di che cosa si tratta? Ho preso 4 fucili calibro 12, 2 slug, uno a pompa e uno un semiautomatico, quindi un Remington 870 con gli strozzatori canna liscia, un Benelli M1 slug e poi 2 fucili invece con la bindella, tutti e 2 semiautomatici, uno a strozzatore a fissa, giusto? Sì. Che è un Benelli Montefeltro, sì. Con strozzatore a 2 e poi abbiamo un Beretta Urica 2 con strozzatore 4 stelle. Allora, con questi 4 fucili io testerò 4 munizioni diverse, tutte della Baschieri e Pellagri. Si tratta della nuovissima White Blackout 12 standard, calibro 12 standard. Poi abbiamo una Magnum, cioè con bossolo da 76. Si tratta della Black Coated Slug. Poi abbiamo una Lead Free della Baschieri, cioè una cartuccia calibro 12 senza piombo, quindi quelle ecologiche, perché in alcune regioni italiane il piombo non è consentito, quindi volevo dare agli amici che vivono e cacciano in quelle regioni un parametro. E poi una classica, la Big Game della Baschieri Pellagri. Allora, innanzitutto ringrazio voi dell'Armeria Innocenti per darmi la possibilità di fare questo test. Ringrazio tantissimo la Baschieri Pellagri che ha messo a disposizione le munizioni. Però ecco, questo test è bene essere chiari. Non è un test che vuole mettere a confronto 4 fucili e 4 munizioni. È un test che vuol farvi capire quali sono le prestazioni differenti che si possono incontrare e che tu, qui all'Armeria Innocenti, sei costretto tutti i giorni a vedere, quando si tratta di sparare a palla con fucili completamente diversi l'uno dall'altro. Quindi non è, diciamo, cos'è che si vuol dimostrare? Si vuol dimostrare che non esistono regole certe, cioè che ogni canna, ogni fucile ha la sua storia e ha le sue munizioni che devono essere trovate. Sì, quello sì. Giusto? Perché non è come la canna rigata, che bene o male qualcosa. Sì, è rarissimo trovare cartucce, però capita anche lì. Capita anche lì, ma è molto più raro rispetto alla canna liscia, sì. In cui non si può generalizzare, non esistono regole certe. Bisogna provare, d'accordo? Quindi giù al tunnel insieme ad Alberto vi farò vedere il bersaglio e naturalmente avrete 4 bersagli, d'accordo, tutti in linea. Sono bersagli con 4 centri e sul centro in alto a destra sparerò la White Blackout, su quella a sinistra la Magnum, la Black Coated, su quello in basso a destra la Lead Free e su quello in basso a sinistra sparerò la Big Game, in modo che vale per tutti. Naturalmente in didascalia, per aiutarvi a comprendere meglio, vi metterò bersaglio per bersaglio con quale arma si sta sparando. Va bene? Ci vediamo giù al tunnel. Sei contento, Alberto? A presto. Eccomi qua ai bersagli insieme ad Alberto per spiegarvi 2 secondi i bersagli e quello che andremo a fare. Allora, noi abbiamo 4 bersagli qui con 4 cerchi ciascuno. Spareremo partendo da destra, prima questo, poi questo, poi questo, poi questo, uno per ciascuna arma, e partiremo con qui i 2 slug, quindi Benelli M1 e la Remington 870 a pompa, e poi spareremo qui col Beretta Urica e qui con il Montefeltro della Benelli. Io naturalmente via via che sparo vi metterò in didascalia tutto per non far confusione. Al bersaglio in alto a destra, come vi avevamo detto io e Alberto prima, spareremo qui con la White Blackout, qui con la Magnum Black Coated, qui spareremo con la Lead Free e qui spareremo con la Big Game.
Una cosa, anzi due molto importanti, tenete sempre conto, allora, che io mirerò sempre alla base di ogni cerchio, d'accordo? Vale per tutti, ovviamente. Poi un'altra cosa importante, noi spareremo ovviamente alla stessa distanza, 36 metri e mezzo per tutte le situazioni, 4 fucili e 4 cartucce, ma soprattutto vi volevo dire una cosa, state attenti a una cosa importante, noi andremo a vedere qui la rosata, non il posizionamento della rosata, perché queste quattro armi non sono state azzerate con nessuna munizione. Quindi non è che dovete andare a vedere se io sparo qui che vadano tutte qui e quelle che vanno meglio o quelle che vanno peggio. Questo non è il caso, non si misurano così le rosate. Io miro qui e quello che è importante è vedere come la rosata è, come stretta. Più è stretta e più risulta precisa su quella canna, giusto Alberto? Quindi questo è lo scopo di questo video, è di farvi vedere le qualità di rosata di quattro cartucce diverse sparate con quattro armi diverse che hanno due caratteristiche slug, cioè sono state costruite per sparare a palla, e due invece sono armi di grande diffusione, perché l'Urica e il Benelli Montefeltro sono due armi di grande diffusione, però che sono state fatte per tirare a pallini. Ecco, una cosa che gli volevo dire, l'ultima, e poi si va a sparare, e questi due fucili che strozzatori hanno in questo momento? Allora, uno il Benelli a canna fissa 3 stelle, perfetto. 3 stelle perché prende anche la maggior parte di persone che hanno il classico fucile vecchio, tutta caccia, il Beretta, il Benelli, canna fissa 3 stelle. Ok. Mentre l'Urica ha strozzatore cilindrico, quindi uno strozzatore che è stato messo apposta, magari a palla, perché ovviamente è stato a tirare magari la mattina agli uccelli, dice no, dagli 3 passo al cilindrico. Va bene, d'accordo, adesso non mi resta altro che sparare. Ascolta, mi metterò una protezione sì, perché sennò... sono tanti colpi. Sì. Ciao, tra poco.
Eccoci qua, amici di Wild Hunters, con Alberto. Prima di prendere bersaglio, arma per arma e cartuccia per cartuccia, vi volevo dire tre cose fondamentali. La prima è questa, che io ho tirato sempre da appoggiato, cioè nelle migliori condizioni, quindi non in tiro di caccia a mano libera. Perché? Perché siccome erano tante armi e tante fucilate da tirare, alla fine sarei stato stanco. Già sono stato abbastanza provato, però diciamo tirando da appoggiato ho potuto tirare sempre ogni colpo fatto per benino, o meglio, fatto meglio possibile. Però comunque era una cosa che vi dovevo dire. Poi c'era un'altra cosa. Nel caso del Benelli Montefeltro abbiamo dovuto utilizzare delle cartucce d'Indina Magnum, ma non le baschiere Pellagri, perché le baschiere Pellagri Magnum sono effettivamente cioè hanno Posso di 76 e lì non era è una possibile. fissa Benelli e Ecco, la Hammer è di 70. quindi per ragioni ovviamente di sicurezza non l'abbiamo potuto fare perché abbiamo controllato bene ed era così. E poi c'era una terza cosa che volevo dirvi, che diciamo in linea generale, come avete potuto già vedere dai tiri, gli slug sono andati un pochino meglio, però è anche vero che il Beretta Urica ha fatto il suo, e il Beretta Urica ha fatto delle buone rosate per essere un fucile da pallini. E naturalmente non le ha piazzate, diciamo, così vicino al punto di mira come gli slug. Perché? Perché non ha un attacco e un mirino regolabili. Però se uno mette un'attacca LPA, può spostandola riportarle al Può fare punto. come una slug, Ecco, può può avvicinarsi molto. avvicinarsi parecchio. E quindi, ovviamente, con lo strozzatore cilindrico vedete che rosate più che degne. Certo che ca alcune cartucce sono andate meglio di altre, come è successo per gli slug, però ragazzi, invece il discorso del Benelli Montefeltro, a parte una rosata, quindi con una cartuccia è andato bene, perché questa rosata è ottima e se riportata qui con un'attacca LPA può andare benissimo. Però lì si vede che il Benelli, infatti il Benelli è famoso per la caccia a pallini, quindi ha una canna studiata soprattutto per quello, quindi si è trovato un po' più in difficoltà con le palle. Quello fa parte anche di ogni arma ha Certo. una storia a sé. Noi abbiamo preso comunque sia, pensi bello di questi video, che sono cose totalmente naturali, cioè non è che Certo. siamo messi a scegliere quello che No, abbiamo perché preso. sarebbe stato Ne da abbiamo pre stupido. perché non è che tutti quando comprano un'arma possano capire senza fare queste prove che l'arma tira bene. Quindi è Certo. inutile prendere le armi Ma migliori infatti poi e fare. devo anche spezzare una lancia a favore del Benelli Montefeltro, perché non essendo una cameratura Magnum è stato veramente studiato per la caccia a pallini. Però comunque trovando una cartuccia giusta, comunque riportandola qui sarebbe. No, anche perché queste sono prove fatte con un'arma, con una tecnologia come era prima, cioè Certo, quando lancia certo. il cinghiale Non era non era, cioè così diffusa come bravo, adesso. quindi non c'era Quindi studi e niente, se no non puoi fare certo. una prova. Comunque, adesso andiamo a vedere in linea generale se esiste una cartuccia di tutte che magari ha reso altrettanto bene con tutte le cose. Per esempio, guardiamo la White Blackout, che è proprio l'ultima, diciamo, una cartuccia di ultimissima generazione. Qui probabilmente la colpa è mia. Io ho tirato due colpi qui e qui. Ecco, una cosa vi volevo, importantissima, vi volevo dire. Siccome io ho fatto altri video con queste cartucce, con queste armi, vi vorrei consigliare vivamente di non fare nessun raffronto sulle rosate, perché a parte il fatto che il fattore umano è importante, che oggi io posso tirare bene e domani magari, o ieri avevo tirato male o viceversa, ma c'è una cosa importante, che sono di lotti differenti. Cioè, queste cartucce che io oggi ho impiegato per fare questo test sono di lotti differenti dagli altri e quindi non si può fare una debita e una giusta, un giusto raffronto. Perché quando i lotti sono differenti, si sa anche nelle carabine che un piccolo Anche aggiustamento va perché sempre. sono, cioè non sono palle da tiro,
Esatto. cioè da tiro con cane Sportivo, ridotto, cioè qui certo. bisogna vedere proprio la verità, cioè, Certo. il personaggio va a comprare la sua scatola che ne prende una oggi e una fra un mese e provata nel fucile normale, se Certo. no... Ora andiamo a vedere quello che è successo con il Benelli M1. In effetti qui ci sono due rosate straordinarie, con la Big Game e con la Magnum. Questa non me la sarei aspettata, perché con una cartuccia Magnum, No. questa è una rosata eccellente, è la Big Game. La Big Game, ragazzi, è la cartuccia, la prima cartuccia proprietaria della Baschieri, ma è ancora attualissima, soprattutto sugli slug, non dico di vecchia generazione, che questo è un Benelli M1, Beretta, vecchi, anche Benelli. e poi la White Blackout ha fatto un buon risultato, poi l'ho sciupato io con un tiro fatto male, qui la colpa è chiaramente mia. E invece la Lead Free, la Questa. Lead Free si è comportata molto bene, infatti questa monolitica io ve la volevo far vedere in azione proprio perché in alcune regioni italiane è Ce l'ho. obbligatorio e volevo vedere come si comporta. E infatti su 3 fucili, su 4 ha dato dei risultati eccezionali. Guardate questa, questa è eccezionale, guardate questa, è altissima, ma si è riportata con la tacca qui. E anche questa fatta con... Comunque ero riuscito bene o male, quindi vuol dire che è una palla azzeccata bene, molto azzeccata bene, che non è facile No, su una monolice, senza che cambia piombo. anche tutti i pesi. Ecco, quindi questo è un risultato Benelli M1 veramente ottimo. Poi passiamo al fucile a pompa. Qui io gioco in casa perché questo è un fucile che uso da quando ero bambino, sicché. Lo scatto, tutto, e infatti si vede, ma. Una cosa che non si poteva anche non essere vista è questa, che nonostante tutto, questo fucile che ha gli strozzatori, io ho il cilindrico, le ha messe tutte e quattro Perfette. qui. Non so come mai, perché io se ti dovessi dire Alberto il perché o dovessi spiegarvelo a voi, non lo so, perché bene o male, le vedete, queste col Benelli M1, un po' spostate, un po', cioè io se scelgo una di queste cartucce, a parte questa forse, o questa. Le altre un po' di aggiustamenti le Sì. dovrei fare. Ragazzi, io qui con 4 cartucce vado a caccia. Sono lo studio di loro è sempre stato bello. Loro quando hanno fatto uno slug l'hanno fatto Slug, slug. qualsiasi cosa di rigato, non hanno quasi rivali. C'è anche da dire una cosa, questo va detto, che questo c'è un pacchetto di mire che gli altri non hanno. Cioè questo è Questa è mira mutuato, regolabile in tutto tutte. regolabile, mentre invece il Benelli, come sappiamo, Questo è c'ha a un mirino livello delle fisso. mire di una carabina. Sì, Poi ovviamente un però duzzo. si vede. Capito? No, quello. E poi veniamo a quella che secondo me poi è la sorpresa più Quella bella, penso mi perché interessi. saranno contenti in beretta, anche se non mi vogliono tanto bene, questo lo dico tanto bene. Però vedete, non mi volete bene, ma io vi voglio bene. Allora, qui ci sono dei risultati veramente eccellenti. Per essere un fucile con una canna con la bindella, con uno strozzatore cilindrico, va bene, Sì, slug, sì. ok, però ragazzi, qui con questa si può andare a caccia. Con queste due basta abbassarle, e con questa c'è da abbassarla e da spostarla leggermente. Ma questo è un risultato che su un fucile non mi sarei aspettato. Con 4 cartucce diverse, di Quello cui una è Magnum. Io infatti non vi dico quello che mi è successo alla spalla quando ho tirato con questi quella è due una fucili. cosa che se mi permetti voglio dire fidatevi vederlo sparare ogni volta che sparava volava via il fucile di mano perché sono cartucce di alta potenza e è una cosa che non è ancora più difficile mandarle dritte a Certo. alta potenza in quella maniera perché tirare tutte queste cartucce di fila non è semplice. Che poi questo a livello di rosate se la gioca col Benelli M1, Sì, molto vicino. molto vicino. Molto vicino. Oh. Preso dall'armadio e via. Sì, no, no, certo. L'abbiamo preso dall'armadio e ci abbiamo Certo. sparato. Quindi con una tacca di mira e le piattaglie 20, questo è un fucile che potete veramente fare tutta caccia. Ora è vero anche che sia col Remington che il Benelli M1 basta cambiare la canna, le Si fa canne tutto. sono Sì, intercambiabili con sì, sì. gli strozzatori, però sarebbe bello metterci delle canne non slug e vedere che succede, ma questo sarà un altro video e Quello ci sì. inventeremo. Veniamo ora al Benelli Montefeltro. Qui il Benelli Montefeltro ha fatto quello che ha potuto, ve l'ho detto anche prima, lui comunque la sua cartuccia l'ha trovata,
Sì. La sua cartuccia l'aveva trovata e probabilmente anche questa, vedete, qui ce ne due vicine, qui due vicine, probabilmente anche l'eccessivo riscaldamento della canna con delle cartucce, che, un insieme di cose. Un insieme di cose, però per essere un fucile non magnum, studiato con una strozzatura fissa da tre stelle, insomma, con attacca di mira LPA, a caccia ci vai. Sì, siamo abbastanza nei tiri ravvicinati da 12 classe. Esatto. Poi si è tirato a 36 metri e mezzo. Abbiamo provato anche parecchio lontano per avere rosate. Certo, infatti le abbiamo portate, diciamo, agli estremi. Agli estremi, sì. Perché se per gli slug poteva essere normale, anzi, tu lo sai che io li azzero a 50 metri, però diciamo che si sono comportate queste due fucili. Quindi ecco, voglio dire, non vi sentite handicappati se avete dei fucili con la bindella. Però l'importante, Alberto, e il consiglio è di venire qua, trovare la cartuccia giusta e mettere la tacca. Un animale di parte non è, sì, in orizzontale, non ha problemi in orizzontale, di 20 metri, cioè, 25, ma di punta qui si manda via. No, 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 questi animali di punta, per far capire, cioè, ecco, cioè, uno, se non si spostano le rosate nel centro, si rischia di andare a caccia per niente, nel possibile. Di andare a caccia per nulla. Bene, signori, io innanzitutto ringrazio la Baschieri e Pellagri che ci ha messo a disposizione le cartucce, e ringrazio te perché sei sempre gentilissimo e disponibile alle esigenze. Lo fai, certo, tutti e due lo facciamo da un punto di vista professionale, ma anche a livello personale ci piace molto baloccarci con queste cose, ma soprattutto riteniamo di aver fatto una cosa utile a tutti voi per darvi un'idea su quelle che sono realmente le cose che succedono al tunnel. Va bene? Bene, ci vediamo per il prossimo tutorial insieme ad Alberto e a Loreno, naturalmente all'Armeria Innocenti. A presto.